Buongiorno, mi chiamo Martina Orlando, sono una restauratrice cinematografica nonché docente di cinema e collaboro con l'Istituto Cinematografico della La Lanterna Magica. Oggi, 13 ottobre, giornata internazionale della riduzione dei disastri ambientali, in quanto Istituto Cinematografico proponiamo la visione di un film documentario suddiviso in 5 episodi, The Great Meltdown, che è stato prodotto da un'azienda, da 3B, un'azienda che si occupa di biodiversità e in particolare appunto di api. Allora, è un film documentario che, come dicevamo, si sviluppa in 5 episodi e si occupa appunto e parla degli effetti devastanti degli eventi climatici un po' estremi. Quest'anno si è dedicato appunto a questa nuova stagione, perché The Great Meltdown c'è una prima stagione che è articolata invece in 8 episodi, che parla un po', dedicata un po' a livello più internazionale, mentre questa seconda stagione di The Great Meltdown si occupa in maniera più dettagliata e più vicina dell'Italia, in particolare appunto, come dicevamo, degli eventi climatici estremi che hanno purtroppo toccato, che tuttora appunto ne abbiamo sentito parlare, delle devastanti eventi climatici estremi che hanno colpito l'Italia. Allora, il primo episodio, allora, innanzitutto ogni episodio si apre con la voce appunto di Niccolò Calandri, che pronuncia questa frase un po' riassuntiva, che vuole dare un input, un indirizzo a tutte le nostre azioni. Dobbiamo sviluppare un ecosistema resiliente per difenderci da un futuro incontrollabile. Tra questi, quindi, vari episodi della serie, tre riguardano in particolare le città e gli eventi che hanno colpito in questi ultimi mesi, come dicevamo, le isole di calore in una metropoli come Milano, la disastrosa alluvione dello scorso maggio, appunto, Emilia-Romagna, e anche le forti grandinate estreme del 2023 in Friuli-Venezia Giulia. Allora, il primo appunto è Milano di fuoco, le isole di calore. Recenti infatti studi e ricerche hanno visto, sottolineano la gravità del fenomeno delle isole di calore nelle città, come appunto Milano, e quindi il primo episodio si dedica a questo evento, diciamo, climatico un po' disastroso, che ha evidenziato fortemente il drastico divario termico nelle varie aree. Poi il secondo episodio invece riguarda, si chiama Vai, una tempesta da ricordare, che riguarda appunto le regioni italiane del nord-est, un po' quindi il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, che sono state colpite da quello che sarebbe poi diventato uno dei cicloni più devastanti degli ultimi decenni, la tempesta Vaia, per questo il nome appunto del titolo Vaia, una tempesta da ricordare. Il terzo episodio, Invasione Silente, Granchio Blu e Specie Aliene. Di recente non è appunto una cosa nuova, purtroppo c'è stata questa invasione in Veneto di specie aliene, chiamate così, che hanno invaso via terra e via mare il Veneto. Da una parte il coleottero appunto giapponese Popillia japonica si chiama, dall'altra parte il granchio blu del Nord America, di cui appunto quest'estate e questo ne abbiamo sentito tanto parlare anche lo scorso anno. E il quarto episodio, come dicevamo precedentemente, riguarda le forti grandinate estreme che hanno interessato e che hanno interessato anche ultimamente, ne abbiamo sentito parlare nei giornali, delle forti grandinate che devastano completamente il territorio, soprattutto nella parte nord-est dell'Italia, in provincia di Udine. Insomma, è un cambiamento climatico, questa è una risposta di quello che sta succedendo al nostro pianeta, che è un pianeta che ormai sta soffrendo e che ci devono essere ognuno di noi deve avere delle accortezze e capire cosa fare per aiutare il nostro pianeta, perché è la nostra casa. Il quinto episodio, quello forse più devastante, che ha colpito l'Italia, è l'Emilia, che tra l'altro, ribadisco il concetto che ultimamente nuovamente si è sentito parlare dell'Emilia sott'acqua. Infatti 21 fiumi sono esondati, 32.000 sfollati, insomma si è ripresentata questa vicenda drammatica anche qualche mese fa, qualche settimana fa.
gli argini dei fiumi, appunto non è nuovo in Italia purtroppo questi eventi, però quella dell'Emilia Romagna è stata catastrofica proprio non solo per purtroppo le vittime, ma anche per i danni all'agricoltura, ai danni al territorio, intere famiglie anche sfollate. Quindi The Great Mittal Down è un quindi come dicevamo, sono 5 episodi che durano più o meno sui 10 minuti l'uno, una durata più o meno di questa e che mettono un pochino cercano comunque di affrontare quindi tematiche reali che sono successe e porre un accento su una riflessione importante che è quella di prevenire e cercare di essere più responsabili su questo pianeta. Grazie dell'attenzione e buona visione.